Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Mitopia. Ovviamente oggi si prosegue il viaggio da dove lo si è lasciato l'ultima volta. Andiamo a trovare a Irutna, il duca del male, Gianni. Dobbiamo trovare la strada però prima di arrivare a Irutna. Non è che Irutna sta lì, andiamo, no. C'è tutta quanta una trafila da fare. Aspetta, aspetta allora. Non è che se andiamo avanti poi qui ci rubano altra volta i compagni? Siamo a tavola, quindi vuol dire che si va in una nuova location nel prossimo percorso. Ho paura che mi rubi un'altra volta i compagni. Non ci posso credere davvero. 3 su 3 Gianni? 3 su 3 Gianni? Sai come si suol dire, no? Non c'è 2 senza 3. Questo duca del male è un tipo tenace, bisogna ammetterlo. Il tuo gruppo è stato portato via nel suo castello. Non è lontano da qui, lo troverai di sicuro. Però... ma ho ancora... non ti è sfuggito, eh? Questa volta il duca del male non è riuscito a sigillare i tuoi poteri. Grandioso. Forse sono cresciuti nel corso del viaggio e ciò mi riempie d'orgoglio. Sono fiero di te. E ora, Underlink, corri al castello del duca del male. Oh, 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 oh. Ah... e siamo di nuovo io e Ipona, soli contro il mondo. Neanche il tempo di andare nella prossima città. Wow, che bellezze. Che bellezze davvero, ragazzi. Cominciamo una nuova avventura. Pendice Irutna. Mi sa che qui, ragazzi, si arriva allo showdown, eh? Qui proprio combattimento finale contro il duca del male. Che nervi, esatto, che nervi! 3 su 3, eh? Non posso credere di essere di nuovo tutto solo. Non dovrò mica combattere contro il duca del male senza aiuto. No, non potrei mai farcela. Devo assolutamente salvare il resto del gruppo a ogni costo. Ma se Aslofar venisse con noi, non è che mi farebbe schifo. Soffro un po' di solitudine. Si è bloccato per 2 volte il discorso, non lo so. Ma è Goblin Mago? Ma senti un po', che devi fare? Eh? Allora? Bravo, via. Così si fa. La porta per l'entrata degli inferi. Ma è questa davvero? Oh va! Ma tutti senza faccia! No! No! Ragazzi! Fiore illuminato, diavoletto Bob Ross, sexy tra l'altro, no, il cantante Ayumi, la mia preferita Ayumi, la mia idol, che cosa le è successo? Aslofar, ci sei carissimo Aslofar, amico da tempo immemore. Oh, sei di nuovo tu, Aslofar, sono felice che le nostre strade si siano incrociate qui. Queste 3 persone facevano parte del tuo gruppo, giusto? Sì. Poverine, vagavano senza meta come dei polli senza viso. In effetti c'è una storia di un pollo, di un tacchino, non ricordo, che ha vissuto senza testa per diverso tempo, tra l'altro. Lo nutrivano tramite il collo. È vero, è successo davvero. Bene, le hai portate qui al sicuro, grazie Aslofar. I loro volti non dovrebbero essere lontani. Che ne dici, sei pronto per una missione di salvataggio? Favoloso, in questo caso vorrei unirmi a te. Quindi hanno preso 3 componenti a caso del gruppo e ce li hanno Oh, sì, Aslofar è con me, Aslofar è con me, yeah! Allora, tesoro, la tua faccia dov'è? Dimmi tutto, tesorino, bello. Ok, tu sei lì. E tu, sexy Bob Ross, dove sei? Dannato sexy Bob Ross, tu sei lì. E tu, illuminarti... sei lì. Praticamente hanno preso tutti gli ultimi compagni, se non sbaglio. Tu sei lì. Ah, sei più vicino. Va benissimo, caro. Ti recuperiamo subito, allora. Forza. Ok, qui. Ah, prima... ah, c'è la strada da seguire prima. Va bene. Ah, sì. D'ora in poi combatterò al tuo fianco. Oh, che sollievo. Ma non userò tutto il mio potere. Eh? E perché no? Perché devi continuare a imparare. Dovrai diventare ancora più forte. E io terrò d'occhio i tuoi progressi. Ne va bene. Ma
Non è che Aslo fa rap per caso la voce incorporea che mi aiuta ogni tanto? Mi sta per la mente che forse... Attenzione però ragazzi, guarda qui che figata! Ah, ma c'è un nemico enorme lì! Devo recuperare le facce prima di poterlo affrontare, ci rimango! Ci rimango secco proprio! Aslofar, che c'è? Perché ti chiamano Eremita Errante? È una bella domanda! Sono stato un esperto di magia che vaga per il mondo tutto solo, anche se durante i miei viaggi ho insegnato molte cose a tante persone. Ma lui è Toki! Negli anni la gente mi ha affibbiato diversi nomi. Grande saggio, gran secchione e appellativi simili. È piuttosto imbarazzante in tutta onestà. Capisco. Sei un eremita davvero in gamba, Aslofar. No, non dire così, mi fai arrossire. Però se ti chiamano Aslofar semplicemente non è meglio? Eccoci, qui c'è la faccia di Bob Ross. Ragazzi, recuperiamo intanto il primo amico e poi andiamo subitissimo a parlargli per portarlo con noi e quindi, insomma, continuare il livello. Sì, eccoci. Mio Dio, ma è Lavico! Che figata! Bellissimo! Magma Melma. Ciao. No, passa l'attacco. Wow, quanto male. C'era bisogno? No, beccati questo. Solo 37 l'abbiamo fatto. Wow. Fortina, eh. Oddio, è quasi uguale il danno alla fine. Aspetta, voglio provare con un'altra cosa. A meno che Ipora non viene in nostro aiuto. No. Fuoco a casaccio. Ah, dovrei fare più danni effettivamente con fuoco a casaccio. Sì, un centello quasi. Mi sa che gli fa 4 danni e non 5. Sì, 4. Bene. Oh, facilissimo, vedi, con fuoco a casaccio, via, no? Grazie, prego. Il volto di Bob Ross è volato via. Sì, e si è diretto verso la cava lavica. Mi chiedo se Bob Ross stia bene adesso. Probabilmente sì. C'è solo un modo per saperlo. Torniamo alla cava lavica. Quindi il gioco ti dice, ok, fai una cosa, vai a vedere come stanno i tuoi amici. Vai a vedere Bob Ross che si riunirà al gruppo. E certo che lo faccio. Bobby! Bobby Rossi! Eccoti qua. Oh, guardalo, è tornato! Sì, che bello! Bob, come stai? Ero certo che mi avresti salvato. Sono in piena forma ora. Possiamo ripartire quando vuoi, Andrea Inc. Ed ecco il primo viso che torna al suo posto. Giusto in tempo. Andiamo? Con un lag pazzesco, tra l'altro. Bene, proseguiamo per quassù che possiamo salvare Ayumi qui, se non sbaglio. Bene, e questo percorso nasconde la faccia di Ayumi. Chissà su quale bestialità è finito. Il volto della bellissima Ayumi. La mia idol giapponese preferita. Ah no, è illuminato, eh? Ah, oh, illuminato! Ma perché sei tu? Mi chiedo se riuscirò a trovare presto il volto di illuminato. A quale mostro sarà attaccato? Non vedo l'ora di scoprirlo. Ah, ma che sto dicendo? Sarà meglio che mi concentri. Non c'è tempo da perdere. Giusto, concentrati. Eccolo qua, a chi è attaccato? Nani? Ah, ha una nuvola. Bene. Ha un nembo enorme. Danno bugno illuminato. Danno, perché danno? Vai Bob Ross, fagli vedere chi comanda. Grande. Cavallo e attacco a cavallo, quello più forte. Facciamo subito un bel centello, ragazzi. Vai, fuoco, carote all'attacco. Buonissimo. Quasi 120 danni. No, quasi 150. Sono 5 attacchi. Wow, Bob Ross, no. Ti salvo io, Bobby Rossi. Toh, mangiate questo. Ti piace? Te ti ricarico tutto, Andrew Link. Così magari se facciamo un altro attacco a cavallo non si sa mai. Bene. Stiamo andando benissimo, ragazzi. Manca poco. No. Ah, si mangia la banana. Perfetto, allora. Non serve altro.
Anzi no, un po' di... No, punti mana ci siamo. Coraggio. Mi proiettile? Ma sì, dai, finiamolo col mi proiettile. Pronto, Bob, vai! Oh, Aslofar! Wow! Come ha concluso la lotta, Aslofar! Wow! Con una cascata da... Cascata? Esplosione lavica, no? Cascata, esplosione. Voglio dire cascata all'incontrario, ma esplosione rende meglio. Non è una cascata all'incontrario, su. Un vortice di lava. Con questo siamo a 2 volti recuperati. Già. Ho tanta voglia di rivedere Illuminato. Io voglio di rivedere Ayumi. Perché il Duca del Male ruba i volti? È una bella domanda. In parole povere lo fa per controllare i mostri. Che vuoi dire? Vedi, i mostri che affronti sono creati dal Duca del Male. Ma sono creature decisamente deboli. Sono incomplete, per così dire. E per trasformarli in veri e propri mostri, il Duca del Male ha bisogno dei volti della gente. Esattamente. I volti hanno uno strano potere. Sì, molto strano. Beh, direi che è vero. Eccomi, Ayumi, sto arrivando. Salviamo anche Ayumi e poi andiamo a dare una bella lezione al Minotauro. Che il volto di Ayumi sia da queste parti? Ah, Ayumi, quanti ricordi. Ah, ho dimenticato del tutto il suo viso. Beh, sono certo che me lo ricorderò quando lo vedrò. Come fai a dimenticarti della tua pop star idol preferita? Dai, Andre Link, su. Oh, ci siamo. Forza. Wow! Fighissimo sto golem, tutto lavico, bello! Mi piace davvero, Piro Golem. Ah! Figata! E spruzza lava da quello che ha in testa, una specie di camino. Caparbio, vai. Oio, dolore. Ok, pronto cavalluccio bello, Ipona. Vai! Carote! Bombardamento arancione? Bombardamento di carote. Bombardamento di vitamina A. Bomba A! Suona malissimo. Potrebbe essere un altro tipo di bomba. Ma stiamo tranquilli. Allora, Yumi... Ah, si sta riposando. Vabbè. Sì, riposando tua madre, riposa! Ma dove lo vedi? Sta riposando, ci ha quasi distrutto. Lo sei immaginato che stava riposando? Oh, gli ha colpito anche i miei amici. Che palle, Bob Ross! Ci siamo appena rincontrati, stai buono. Oh, prima incomprensione, distrazione. Fatto beh, così impari a fare il cretino. Non di un'altra parola. Ah, i bimbi dell'asilo proprio. Gestisco un asilo io. No un gruppo di avventurieri, un asilo gestisco. Abbiamo già salvato 3 membri di detto gruppo. Sì, però... Ce ne sono molti altri ancora imprigionati. Hai ragione. Ma non c'è motivo di deprimersi. Per il momento torniamo alla cava lavica. D'accordo. Forse Ayumi potrà dirci qualcosa di utile. Sì, sicuramente. Bene, ci siamo, Ayumi. È tornato anche il tuo bellissimo volto. Yeah. E vai, let's go, Poggers. Andre Link, lo sapevo che mi avresti salvata. Eravamo in 9 quando siamo fuggiti dal castello del Duca del Male. Ma lungo il mio ritorno mi sono fatta sorprendere e mi hanno catturata. Spero che stiano tutti bene. Se è così sarà meglio correre al castello. Con un po' di fortuna il resto sarà lì in attesa di essere salvato. Scatta l'operazione e salva il resto del gruppo! Andiamo! Yes! Vai a Erutna. Lo decido io, ok? E dico sì, andiamo a Erutna. Ma prima... Guardalo. Se ne sta qui in attesa di essere affrontato. È super forte. 2! 2 minuti... Mamma mia, Bob Ross, che botta che ci ha preso. Aspetta! Calma. Abilità armonia. Che succede?
Ok, l'incomprensione è acqua passata, ottimo. Perché qua ci serve l'aiuto di tutti, se no ci rimettiamo le penne, eh. Anche a te. E soprattutto a me, se no ci rimango. Ok. Vai, bro. Che gli sussurri? Ah, che abbassa la guardia? Grande. Ok. Cavallo. Attacco a cavallo per entrambi. Forza, un bel centello. Un 150ello lo facciamo? Vai, carote pronte. Fuoco. Quanto gli facciamo? Oh, bomba! Bomba, ragazzi! Grandi! Oh! E quante volte attacca, però. Prima azione a due, altruismo. Ecco qua, prendi questa. Ti mangi la banana? Va perfetto. Dai! Dai, ragazzo! Munizioni esaurite. Beh, potevi non farmi usare l'attacco. Va bene, va bene. Ci sta. Il bonus va a Bob Ross, ovviamente. Medaglione, ottimo. Ragazzi, allora parliamo con qua il buon gustaio e poi ci fermiamo. Pizza! Dammi la pizza! Flavio, il gourmet nomade. Vai, 3 pezzi di pizza. Sì! Ragazzi, allora, fermiamoci qui per questo episodio. Nel prossimo andremo ad affrontare il Duca del Male nel vulcano Erutna. Io vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video. In descrizione trovate sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Bye bye!